capo del servizio segreto interno di Israele si chiama Ronen Bar. Almeno una volta al mese lo fotografano dentro la striscia di Gaza. Lui è, come vi immaginate, un capo dei servizi segreti israeliani. Cranio rasato, spalle quadrate, espressione degli occhi piatta, un generale senso di afflizione che incombe. Ronen Bar non ha più molto da perdere, perché ha ammesso di essere responsabile per l'attacco a sorpresa di Hamas del 7 ottobre. Il suo servizio, lo Shin Bet, non lo ha previsto con esattezza e non lo ha evitato. Lui ha già annunciato che si dimetterà appena finirà la guerra. אחרי שנים רבות שבהן זהותו נשמרה תחת מעטה כבד של חשאיות, עכשיו כבר אפשר להגיד. Ecco, ieri la stampa israeliana è entrata in possesso di una lettera sui prigionieri palestinesi che Ronen Bar ha scritto al primo ministro Netanyahu e al ministro suprematista della sicurezza, Itamar Ben-Gvir. Il capo dei servizi, nella lettera che doveva restare riservata, scrive una cosa che avevamo già capito, ma che detta da lui ha un peso diverso, soprattutto mentre c'è un'indagine aperta della Procura internazionale dell'AIA. Ronen Bar scrive ai due: «Fate attenzione, perché stiamo trattando i prigionieri palestinesi chiusi nelle nostre celle così male da mettere in pericolo tutto. Cioè, dal suo punto di vista, da mettere in pericolo anche la sicurezza stessa di Israele». Sono Cecilia Sala e questo è Stories. הערכה מטורפת, באמת, חסרת תקדים לדעתי, גם בציבור, גם בדרג המדיני וגם בחמאס. La lettera del capo dei servizi israeliani, non si sa come, è finita ai giornalisti israeliani. Ma se usiamo un po' di immaginazione, beh, possiamo pensare che siano stati i servizi stessi a passarla ai giornali. Prima di tutto, dice la lettera, i prigionieri palestinesi non sono circa 9.000, come tutti credono, ma sono più del doppio. Sono 21.000. Poi, avverte Bar, i prigionieri palestinesi sono tenuti in condizioni così brutali che i leader di Israele rischiano nuove incriminazioni da parte del Tribunale Penale Internazionale e quindi di farsi arrestare se viaggiano all'estero. Abbiamo già letto i resoconti di quello che succede dentro queste prigioni. Le prigioni dove vanno a finire i palestinesi catturati dai soldati israeliani nella striscia di Gaza. Arez ha scritto che alcuni prigionieri sono costretti a stare così a lungo ammanettati e con le manette così strette che le mani vanno in cancrena e i dottori nelle prigioni devono amputarle. Il New York Times ha intervistato due prigionieri che raccontano di essere stati sodomizzati con un manico di legno. קודם כל תודה לאוניברסיטת רייכמן ול-ICT ולבועז על ההזמנה. Il capo dei servizi segreti Ronen Bar ora se la prende soprattutto con Ben-Gvir, che per il suo ruolo di ministro della sicurezza può decidere cosa succede nelle prigioni e che in questi mesi ha introdotto nuove regole per peggiorare le condizioni dei prigionieri. Poi Ronen Bar chiede di ripristinare l'accesso delle organizzazioni internazionali come la Croce Rossa perché possano visitare i palestinesi. אני אומר לאזרחי ישראל, לכו להתחמש. אני לא יושב בממשלה שלמעשה מרימה דגל לבן ומפסיקה את... Quando la lettera è diventata pubblica, cosa pensate abbia fatto Ben-Gvir? Ha provato a negare tutto? No. Ha scritto un lungo messaggio su X. Cito: «Da quando sono ministro, e lo dichiaro con orgoglio, rendere dure le condizioni dei prigionieri palestinesi è stata la mia priorità. In questa mia campagna, i servizi segreti di Ronen Bar mi hanno ostacolato molto, perché dicevano che la questione prigionieri palestinesi ci avrebbe fatto fare una brutta figura davanti al mondo. Però poi, da quando è scoppiata la guerra, ho potuto fare finalmente come dicevo io. Le carceri sono sovraffollate? Vuol dire che la prossima volta i prigionieri palestinesi ci penseranno due volte prima di saccheggiare, stuprare e uccidere. Grazie a me, le prigioni non sono più un campo estivo». Le carceri non sarebbero così affollate, scrive ancora Ben-Gvir, se Israele introducesse la pena di morte. Poi il ministro è andato in TV a rivelare che il capo dei servizi, Ronen Bar, lo ha minacciato dicendogli: «Se le condizioni nelle carceri non cambiano,
comincerò a liberare qualche prigioniero. E in effetti è quello che è successo di recente. 2 giorni fa i servizi segreti israeliani hanno dato l'ordine di liberare Mohammed Abu Salmiya, il medico a capo dell'ospedale di Al-Shifa, il più grande di Gaza, assieme ad altri 55 palestinesi. Abu Salmiya era stato arrestato a novembre perché, secondo l'accusa dei soldati israeliani, avrebbe permesso agli uomini di Hamas di usare lo spazio dell'ospedale per muoversi. La motivazione data dai servizi per la liberazione è che le carceri sono sovraffollate e qualcuno va rimesso in libertà. Netanyahu è andato su tutte le furie. Ben-Gvir, livido, ha chiesto le dimissioni immediate del capo dei servizi Ronen Bar. Il giorno dopo, la lettera che in teoria doveva restare segreta è arrivata ai giornali. Atem ovdim kan meod chazak al shtei mesimot. Peruk shel chativat Khan Younes. È come se la catena di comando di Israele, dove primo ministro e ministri dicono ai servizi segreti e all'esercito che cosa fare, non funzionasse più come dovrebbe funzionare in teoria. Ogni pochi giorni c'è una ribellione interna. Forse vi ricorderete che di recente il governo e l'esercito avevano litigato in pubblico anche su una piccola pausa nelle operazioni militari nel sud di Gaza. L'esercito l'aveva annunciata, poi il governo aveva detto di non saperlo e si era infuriato. Ieri è uscita la notizia che il leader militare, il capo di Stato Maggiore Herzi Halevi, ha intenzione di dimettersi. E sempre ieri i generali israeliani hanno fatto filtrare fino al New York Times che loro vogliono un accordo per liberare gli ostaggi e un cessate il fuoco a Gaza, anche se Hamas non è sconfitto, che è la posizione opposta a quella ufficiale del governo. In queste settimane i militari e il governo litigano molto anche sugli ebrei ultraortodossi. I militari dicono che gli ortodossi devono fare il servizio di leva, come tutti, perché insomma non si può inneggiare alla guerra a oltranza e poi farla fare agli altri. Ma il governo, che dipende dai voti degli ultraortodossi, vorrebbe mantenere il loro privilegio storico, che è quello di non essere obbligati a fare i soldati. Un mese fa, Ronen Bar aveva rifiutato di stringere la sorveglianza sui manifestanti israeliani che protestano contro il governo. Aveva detto: «Non siamo una polizia segreta, non ci occupiamo di controllo del pensiero». Ma il problema più urgente, dice il capo dei servizi, è quello dei prigionieri palestinesi. Ed è lui, non Amnesty International, a usare queste parole. «È una bomba a tempo». Stories è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media. È scritto da Cecilia Sala. La cura editoriale è di Francesca Milano. In redazione Simone Pieranni. La sigla e la supervisione del suono e della musica sono di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Aurora Ricci. La producer è Martina Conte. Le fonti dei contributi audio sono indicate nella sinossi. Ciao, sono Francesco Giano. Forse ci siamo già incrociati sui social o in qualche podcast. Sono qui per dirti che Core e Will hanno lanciato la New Media Academy, è la scuola di digital journalism, storytelling e podcasting in cui forniamo gli strumenti a chi vuole padroneggiare i nuovi media, come social, podcast e newsletter. La scuola partirà a settembre, ma le iscrizioni sono già aperte e trovi tutte le informazioni su newmediaacademy.com. Ti aspetto e buon ascolto!